Se lo pubblichi su Facebook possono vederlo tutti. Non è corretto utilizzare in rete materiale di altre persone. Chi prende in giro gli altri lo fa perché è debole e vuole sentirsi forte. A pronunciare queste parole sono stati dei bambini, ovvero i giovanissimi studenti delle elementari e delle medie ai quali era rivolto l'incontro di formazione dedicato alla legalità, pericoli della rete, uso improprio dei social network e degli smartphone, nell'ambito del progetto Concittadini 2017 promosso dalla Regione. Raccoglie e coinvolge le scuole del territorio, della provincia, quindi scuole che vanno dalle primarie alle secondarie di secondo grado, per lavorare sui temi della cittadinanza attiva, articolati in argomentazioni quale memoria, diritti, legalità e patrimonio. È un progetto che negli anni ha sviluppato una rete, oltre che a un coinvolgimento delle scuole, una rete formata da associazioni e comunque da tutti quegli enti che insistono sul territorio per la formazione di questo ambito. Stamattina nello specifico stiamo sviluppando il tema della legalità con un incontro sulla, diciamo, il disagio che possono avere le persone, i ragazzini, insomma, nell'inserire e nel chattare, nell'inserire notizie e informazioni all'interno dei social network. In cattedra oggi è salito Filippo Sordi Arcelli Fontana, capo di gabinetto della Questura di Piacenza, che non ha nascosto il proprio stupore per la preparazione dei più piccoli su questi temi. Direi che i bambini piccini, proprio quelli della primaria, ancora di più della secondaria di primo grado, sono quelli che portano maggior valore aggiunto e in effetti il fatto di unire nei vari incontri sia la primaria che la secondaria di secondo grado permette un arricchimento, proprio un'osmosi tra i due gruppi.